Maledetto Bellaria per il Sala e maledetta zona finale ancora una volta fatale rosso-blu, come 7 giorni prima nella sfida in esterna sul campo del Nuova Feltia. Il Bellaria, tra andata e ritorno, ottiene 2 punti contro la rivelazione di questo torneo, realizzando i pari con il solito indelicato, ma ciò che sorprende della squadra di Luci Putti è che finalmente la sua formazione ha un assetto tattico ben preciso, mostrando quell'equilibrio mancato in tutti i reparti. Mentre il Sala in questo campionato mette in vetrina quel numero 10 che porta alla firma di Pellegrini, ma proprio il Sala già in avvio si complica la vita. Pagani e Stambazzi non si intendono, intervento goffo del centro difensivo, tra l'altro ex di turno, per la volata di indelicato. Il numero 10 serve Fusi, chiuso al momento della battuta. I due tornano a creare scompiglio, Fusi da rimessa laterale innesca indelicato, la cui conclusione è un gioco da ragazzi per Gollinucci, bloccarla. Primo acuto locale, rimessa laterale di Pagan con Pellegrini che va dritto alla conclusione, pallone fuori da bersaglio, mentre indelicato dall'altra parte tenta l'ennesimo assolo personale con il pallone tirato alle stelle. Ma Stambazzi in giornata low si lascia scavalcare da questo pallone che diventa un invito per indelicato, ma l'attaccante di testa non incide, rimediando solo un corner. Replica affidata a Calandrini direttamente a calcio piazzato, il centrale difensivo mette a lato. Su fine di tempo è Pellegrini a provare la soluzione dalla distanza senza trovare fortuna. Primo tempo che si chiude solo 0-0, ma nella ripresa il proprio talento in maglia numero 10, servito da Vernocchi, inventa una traiettoria pazzesca che si infila laddove Mignani non può arrivare per l'1-0 di casa. Esultanza meritevole di Replay. Il Bellaria non rimane a guardare, Aragao chiama così all'intervento Gollinucci, mentre Pellegrini da calcio piazzato non riesce a ripetere quanto fatto vedere al minuto 4 della ripresa, ma in contropiede in Sala potrebbe chiudere il match quando sia Moramarco che Zaghini rimangono a guardare il pallone che nello scendere a terra diviene obiettivo di Vernocchi, che con un pallonetto rischia di ghiacciare il match. Successivamente arriva la conclusione di quarta che si spegne alta, da qui in poi Bellaria sale in cattedra, traversore di Aragao, Gambuti recrimina per una strattonata di Bellella ai suoi danni, l'arbitro in questo caso lascia proseguire. Stesso Gambuti viene annullato il gol del pareggio, indelicato mette al centro, Aragao precipita su Gollinucci commettendo fallo, l'arbitro dunque decide di annullare la rete. Pellegrini intanto dall'altra parte viene stoppato così da Mignani, prima che indelicato subisca lo stesso trattamento dalla parte opposta, dove Gollinucci è bravo nel chiudere lo specchio della porta all'attaccante in maglia numero 10. Bernocchi con la solita partita d'utile impegna così Mignani, ma il Bellaria mostra gran carattere, apertura di Aragao dall'altezza di discreto in centrocampo, lancio in profondità a cercare indelicato che davanti a Gollinucci non si fa pregare, trovando il gol del pareggio al minuto 90. 1-1 è ristabilita la parità in campo con i giocatori di Bellaria che festeggiano nel migliore dei modi. L'azione che chiude i battenti arriva al 95esimo dall'angolo con il colpo di testa in Gambuti bloccato da Gollinucci. 1-1 alla fine, per quanto espresso in campo potremmo dire risultato giusto.